sono stato, mi sembra, l'anno scorso a fare una bellissima quinta di Beethoven e adesso siamo con Brahms, quindi è un passo avanti, non nel valore della sinfonia quanto nelle difficoltà. Questo corso è stata un'esperienza molto importante di formazione e anche proprio di vita, direi. Mi sono emozionato perché vedere questi giovani che si impegnano, cercano di dare il massimo non solo per loro ma anche per accontentare il qui presente direttore d'orchestra è un'emozione diversa che dirigere le orchestre, diciamo, professionali. Quello che danno i giovani è il cuore, il temperamento, in tutto, forse qualche volta manca nelle nostre grandi orchestre. Questo corso è strutturato in modo che le persone stiano tantissimo insieme, nel senso che le lezioni individuali sono solo una parte. Poi si fa un grosso lavoro di prove a sezioni, prove d'orchestra. Usciti dai conservatori ci si trova direttamente nel mondo del lavoro a dover imparare un po' a capire come funziona senza avere veramente delle basi al di là del saper suonare. Quello che forse manca, secondo me, è nei conservatori, è proprio la lirica nelle orchestre, perché suonare l'opera è diverso che suonare la sinfonica. Si studia con le prime parti di un teatro importante e si fa un lavoro anche di simulazione di audizioni, addirittura seguiti anche da uno psicologo che ti aiuta nelle tue difficoltà e nei tuoi limiti. L'aspetto principale è il lavoro corporeo, quindi la consapevolezza del respiro, del tipo di utilizzo dello spazio mentre si suona e del tipo di rapporto che ho con lo strumento. Mentre i fiati sono più consapevoli della respirazione, gli archi è qualcosa che non viene assolutamente considerato. Quindi l'idea è proprio di rendere consapevoli proprio delle parti meno note e su cui si lavora di meno. Anche a livello di relazioni umane condividi tutti i momenti con i tuoi compagni, gli insegnanti. Non ti fa percepire la competizione, ti fa percepire di essere tutti un po' nella stessa barca e condividere problematiche e anche cose belle, insomma. Nei concorsi la paura di molti ragazzi è quella di sbagliare e far sì che si pensi male di loro. Se uno sbaglia, non sempre è considerato come una negatività, come un piccolo imperfezione, sì, il giudizio è più complesso. Io personalmente non sto a giudicare il momento di defiance o di panico. Però se è carattere, musicalità, bel suono, sono validi, il sbaglio può essere anche perdonato immediatamente. Sarebbe un grave errore giudicare perché uno ha sbagliato o meno. Siamo delle persone umane, capita, quindi non bisogna avere paura, bisogna essere se stessi, sapere che sono giornate sì, giornate no. Certamente ci sono anche allievi nati per i concorsi, quelli meno. I più sensibili forse sono più dotati ad avere paura di loro stessi nell'affrontare il concorso, i più freddi forse sono matematicamente sempre uguali. Io preferisco i primi.